Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi degli ultimi libri fumetti che ho letto. Direi di partire con i manga. Sono ben tre quelli di cui vi parlerò oggi, in realtà ne ho letti altri, ma settimana prossima uscirà un video dedicato a queste letture, quindi oggi vi parlerò soltanto di questi titoli. Innanzitutto il numero 2 di Color Recipe di Arada, edito J-Pop al prezzo di 6,50 €, è il volume 2 di 2, quindi il conclusivo di questa miniserie. Vi avevo già parlato di questo titolo sul blog, quindi se siete curiosi nelle schede qua sotto in descrizione troverete la recensione. Ovviamente non entrerò troppo nel dettaglio di questo secondo numero per non farvi spoiler, ma devo dire che sono rimasta molto sorpresa e scioccata. Arada è un'autrice abbastanza famosa di yaoi ed è famosa per essere abbastanza esplicita, cruda e per narrare delle storie abbastanza forti. In questa miniserie in particolare si parla di stalking, si parla di relazioni non sane, di manipolazione, violenza psicologica ma anche fisica, quindi non cose da prendere insomma alla leggera e devo dire che non mi sarei mai immaginata che la storia si spingesse così oltre in questo secondo volume, quindi sono rimasta molto spiazzata. Dopo la lettura del primo volume temevo che nel secondo si andasse un po' a romanticizzare degli aspetti molto molto negativi di una relazione, dei comportamenti non sani. Così per fortuna non è stato, almeno dal mio punto di vista, però ogni tanto mi turbava il fatto che l'autrice non prendesse, diciamo, una vera e propria posizione in merito a degli atteggiamenti sbagliati. Rimane una miniserie molto molto bella a parer mio, perché non è la classica storia yaoi, come vi dicevo, tratta delle tematiche comunque un po' più oscure e in particolare i personaggi li ho trovati molto complessi e questa è una cosa che mi piace particolarmente. E niente, è un'autrice che mi ha sorpresa e sono molto curiosa di recuperare altro di suo. Ho letto poi il secondo numero di To Your Eternity di Yoshitoki Oi, ma edito Star Comics al prezzo di 5,50 €. È una storia molto complicata da spiegarvi, non saprei riassumervi in pochissimo la trama, perché il primo volume di questa serie parte in un modo, si conclude in un altro e anche questo secondo volume è strano. Strano per certi versi, buono perché ti lascia la curiosità di andare avanti e scoprire qualcosa di più. In linea generale possiamo dire che si tratti di una storia fantascientifica o che ha a che fare comunque con un lato fantascientifico, perché il protagonista è un essere venuto da non si sa dove che è eterno, è immortale e giunge sulla Terra sotto forma di sfera, ma con il tempo acquisisce le informazioni del mondo, delle cose comunque che lo circondano e muta, fino ad assumere la forma di animali ed esseri umani. Tuttavia ne acquista soltanto la forma, quindi non sa parlare, non sa comportarsi come gli animali o le persone che replica. Questo secondo volume mi ha lasciato perplessa come il primo, perché non riesco a inquadrare bene questa storia. E da una parte, come vi dicevo, mi stimola a continuare per capire che cosa succederà, ma dall'altra non riesco a ben capire dove voglia andare a parlare l'autrice, di che cosa effettivamente andremo a parlare. Ci sono degli elementi, diciamo sì, fantascientifici, degli elementi invece un po' più tradizionali. È un manga che faccio fatica a consigliarvi proprio perché non mi è ben chiaro di che cosa andremo a parlare, che cosa succederà. C'è un po' d'azione, ci sono dei momenti un po' più emotivi, strappalacrime. Però ecco, è un insieme di cose, è un po' tutto e niente. Quindi in questo momento io sono abbastanza perplessa. La prima metà di questo volume, per esempio, non mi è piaciuta per niente. Mentre lo leggevo dicevo, oh, bene, un'altra serie che non continuerò. La seconda metà invece, puh, devo assolutamente avere il 3 per capire che cosa succederà. Quindi è un po' così. Ultimo manga che ho letto, Neon Sign Amber. Yogeretsu Tanaka è uno yaoi autoconclusivo edito da J-Pop al prezzo di 6,50 €. Questa storia mi è piaciuta veramente tanto. Ogeretsu Tanaka è un'altra autrice molto famosa in ambito yaoi e sempre suo è edito in Italia anche Yarichin Beach Club, spero di averlo detto bene, non mi ricordo esattamente il titolo. Comunque in quel caso si tratta di una serie, questo invece è un volume unico. I protagonisti di questa storia sono un ragazzo che lavora come buttafuori in un locale che fa fatica ad esprimersi, o meglio, le sue emozioni non traspaiono
E viene spesso frainteso quindi dalle altre persone il fatto che non si dimostri subito entusiasta o particolarmente triste davanti a certi eventi, fa sì che le persone interpretino il suo viso come inespressivo, insensibile o annoiato. Non viene ben capito dalle persone, quindi si sente un po' solo da questo punto di vista. Un giorno, mentre lavora nel club, incontra un ragazzo che è tutto l'opposto, è veramente molto molto appariscente ed è un ragazzo che si circonda sempre da ragazze, ogni giorno ci prova con una diversa, senza però in realtà mai concludere. Entrambi i due protagonisti hanno, diciamo, delle difficoltà non solo a relazionarsi con le altre persone, ma diciamo anche ad accettare se stessi, per cose che scopriremo poi nella storia. In questo caso vi faccio vedere delle tavole, cosa che non ho fatto con i precedenti perché sono appunto dei seguiti, quindi non voglio farvi spoiler. Il tratto mi è piaciuto, devo dire, non è fra i miei preferiti, però, soprattutto per quanto riguarda le scene, diciamo, di intimità che sono presenti con moderazione in questo volume, ma sono scene esplicite, non ci sono censure. Come vi dicevo, non sono super presenti in questo yaoi, quindi secondo me se è magari un risvolto di questi manga che non vi fa impazzire, potrebbe piacervi questa storia. Anche perché rispetto ad altri manga di questo genere l'ho trovato molto profondo, va proprio dentro ai personaggi. Come dicevo, si parla principalmente di accettazione. Accettare se stessi ed essere accettati dagli altri, soprattutto all'interno della società giapponese. Non voglio dirvi di più perché comunque è un volume abbastanza breve, anche in questo caso trovate la recensione sul blog, io in ogni caso ve lo consiglio. Andando avanti, ieri sera ho terminato la lettura del Menù di Yoshi di Yoshiko Noda con le ricette di Aya Yamamoto, edito Corraini Edizione a un prezzo di 22 euro. Si tratta di una sorta di ricetta, ovvero una collezione di piatti tipici della tradizione giapponese e in alcuni casi viene spiegata un po' la loro nascita, il loro utilizzo, come vengono abbinati, come vengono serviti e in altri casi abbiamo delle vere e proprie ricette. Ad esempio all'inizio ci sono le crocchette di patate che voglio fare da una vita. Come vedete c'è veramente la ricetta. Le illustrazioni sono buffissime, sono molto molto semplici, però mi hanno dato l'idea proprio di ricettario quaderno di casa, come se io mi mettessi ad appuntare, prendere nota dei miei piatti preferiti, di quelli da cucinare. E poi ci facessi, che so, un piccolo disegnetto, una spiegazione. È veramente molto, molto carino. Pur nella sua semplicità, secondo me, va nel segno. Innanzitutto perché parla di tanti piatti che magari non sono così tanto conosciuti da noi. Non si parla solo, che so, di sushi, di ramen, ma ci sono dei veri e propri piatti che io personalmente non avevo mai sentito nominare. E la trovo una cosa molto carina perché ti permette appunto di conoscere qualcosa di più sulla cucina giapponese. Se siete amanti di questo paese, se vi affascina e se in generale il mondo della cucina è il vostro mondo, questa è una lettura veramente bellissima. Ho letto poi La prova del miele di Salwa al-Naimi, edito da Feltrinelli, io l'avevo acquistato con la promozione, due libri a 9,90 euro. Non sapevo assolutamente nulla di questo libro prima di acquistarlo, ma ero rimasta colpita dalla dicitura romanzo erotico Islam e dall'autrice siriana. Ho deciso di acquistarlo perché è un po' fuori dalla mia comfort zone e poi perché ero curiosa di scoprire un'autrice nuova, soprattutto siriana. Nel mio bagaglio, diciamo, culturale di lettrice mancano infatti letture di questo genere. In generale non sono solita leggere romanzi erotici, ma raramente ho letto testi di autori o autrici, appunto,
arabi. La protagonista di questa storia ha molti elementi in comune con l'autrice, perché entrambe sono siriane, entrambe vivono a Parigi e nel caso della ragazza di questo libro è a Parigi come bibliotecaria. Un giorno le viene offerta l'opportunità di tenere un seminario negli Stati Uniti che abbia come tema principale la letteratura araba erotica. Lei infatti ha un po' questo segreto, è molto appassionata di questo genere di letteratura e in questo libro in realtà non c'è una vera e propria storia lineare, ma è una raccolta di episodi che si focalizzano non esclusivamente sulla letteratura erotica, ma sulla libertà, il piacere delle donne, le relazioni non sentimentali ma appunto carnali, e parla molto della sua esperienza con vari amanti, ma anche dell'esperienza di persone, di donne appunto, che conosce. Il fatto che non si tratti di una vera e propria storia, nel senso che è una collezione di episodi presi come pretesto per raccontare e parlare in realtà della figura femminile, del piacere, del sesso, delle libertà e appunto ricollegarsi alla letteratura araba erotica. Da una parte mi è piaciuto perché si va a trattare in maniera abbastanza approfondita diverse tematiche importanti, dall'altra ha creato un po' di distacco. Non mi sono sentita particolarmente legata alla storia, proprio perché era un insieme, diciamo, di episodi. In generale mi aspettavo appunto qualcosa di diverso, un po' più forse di coinvolgente, qualcosa un po' più tabù. In realtà è una lettura molto piacevole ed interessante perché si parla comunque del ruolo che ha il sesso nella letteratura araba, per l'appunto. Spesso magari pensiamo che la religione e le relazioni intime siano due mondi completamente diversi e incompatibili. In realtà il sesso nella religione comunque musulmana aveva un ruolo molto importante, ci viene largamente spiegato. Se state cercando un romanzo prettamente erotico, probabilmente rimarrete delusi da questa lettura, perché non si racconta l'atto in sé, ma tutto ciò che ruota attorno al sesso. Quindi una lettura breve, molto interessante, ma abbastanza diversa da quello che mi aspettavo da questo libro. Una lettura invece che mi è piaciuta molto, di cui ho parlato molto brevemente nel video sui regali di compleanno, è La mia meravigliosa libreria di Petra Hartlieb, edita Lindau. Questo è stato un regalo, quindi non so il prezzo, è anche giusto così. In questo libro l'autrice parla della sua esperienza. In pratica, a un certo punto della sua vita, molla il lavoro, la casa, assieme anche al marito che aveva un lavoro molto sicuro, per prendere una libreria a Vienna. Parte quindi questa nuova avventura, visto che nessuno dei due aveva bene o male esperienza nel settore, il marito in realtà abbastanza perché lavorava anche per un editore, in passato se non sbaglio aveva lavorato in una libreria, comunque è la prima esperienza per l'autrice, quindi viviamo assieme a lei questo percorso, da quando acquista effettivamente la libreria, quando la apre, il rapporto con i clienti, con i fornitori, gli autori, gli eventi, eccetera eccetera, fino ad arrivare alla sua lotta molto ferrea contro Amazon. È una lettura molto carina, secondo me, se vi piace spesso andare in libreria, se avete un rapporto particolare con i libri, ma in generale penso che sia una bella testimonianza delle librerie, diciamo, indipendenti, perché emerge un po' il duro lavoro che c'è dietro. L'unica cosa forse che non mi ha fatto impazzire, ma proprio perché magari forse sono anche invidiosa, è che l'autrice ha avuto un sacco di fortuna e di aiuti nell'aprire questa libreria. C'è da dire anche che il paese in cui comunque ha aperto è abbastanza particolare, della serie che quando il marito è andato in banca a chiedere un prestito per la libreria non gli hanno chiesto nulla e gli hanno concesso così, quindi grandioso. Però vabbè, a parte questo, è veramente molto carina come lettura. Continuando, ho letto Storie migranti di Sio e Nicola Bernardi, una raccolta di 32 storie raccolte dagli autori in diversi centri di accoglienza.
Durante questa esperienza gli autori hanno incontrato più di 50 persone e hanno chiesto a queste persone di raccontare loro un episodio a scelta delle loro vite, poi 32 di queste storie sono state raccolte in quest'opera. Devo dire che l'idea di base del fumetto è secondo me molto bella, perché lo scopo principale è far capire che tutte quelle persone etichettate come immigrati, clandestini e rifugiati sono persone esattamente come noi. All'inizio viene infatti detto che questa è una raccolta di racconti normali di persone normali. Il tono di questi fumetti è molto buffo, comico e simpatico. Se conoscete Sio bene o male saprete a che cosa mi riferisco, e nonostante questo emerge secondo me in certi momenti la drammaticità di alcuni racconti, perché all'interno della raccolta ci sono sì degli episodi di vita un po' più buffi, quasi assurdi e improbabili, ma anche molti momenti di difficoltà, di violenza. Molti raccontano il motivo per cui si trovano in Italia, che sono dovuti fuggire, la propria famiglia ha cercato di ucciderli o comunque li ha denunciati, insomma. Per certi versi anche queste storie sono un po' assurde, perché è difficile immaginarsi una situazione di questo tipo, soprattutto noi che magari siamo molto più fortunati, non viviamo in un paese in cui c'è la guerra, ad esempio, o sono molto frequenti episodi di questo genere. La cosa bella poi secondo me di questa raccolta è che i fumetti appunto sono molto buffi, le storie altrettanto, alcune come vi dicevo quasi assurde. All'inizio però di ogni racconto c'è la foto della persona che racconta poi questo episodio agli autori. Questa scelta mi è piaciuta tantissimo perché riporta alla realtà, ti fa capire che stiamo parlando di persone vere, di questa persona in particolare, e anche nel caso delle storie più incredibili ti riporta veramente alla realtà. È una raccolta che fa un sacco ridere, fa in certi punti piangere o comunque commuovere, ma fa soprattutto riflettere. È secondo me un'opera veramente molto molto bella per questo motivo, perché ti apre un po' gli orizzonti, ti fa conoscere comunque qualcosa di nuovo e soprattutto ti fa ragionare su tematiche all'ordine del giorno. Una raccolta invece che non mi ha entusiasmata è L'invenzione occasionale di Elena Ferrante, edito da Edizioni EO al prezzo di 18 euro. È anche in questo caso, come vi dicevo, una raccolta di articoli usciti originariamente sul Guardian, che hanno come tema principale tantissimi temi diversi. In pratica il giornale ha affidato alla Ferrante diverse tematiche e lei man mano le ha affrontate, in maniera però molto breve, perché sono degli articoli veramente brevissimi. Ad esempio vi faccio vedere qui parte 1 e qua si conclude, nella pagina dopo comunque ce la posso fare, qua si conclude, quindi considerando che ogni illustrazione occupa circa mezza pagina, l'articolo in sé è una paginetta. Perché mi soffermo sulla lunghezza degli articoli? Perché è il motivo per cui io non sono riuscita ad apprezzare totalmente quest'opera. L'idea di base è molto interessante, gli argomenti trattati sono diversissimi fra di loro, perché si parla di paura, maternità, essere donna, la censura, la scrittura, tantissime cose diverse, ma lo si fa in uno spazio molto molto ristretto e quindi non si va mai veramente ad approfondire. L'analisi, tra virgolette, che si fa è abbastanza superficiale. Sono dei racconti molto molto ben scritti, come vi dicevo l'idea è interessante, ci sono poi qua e là degli spunti che mi sono piaciuti, che mi sono appuntata, ma nel complesso è una raccolta che non mi lascia granché. Mi lascia come ero prima, essenzialmente, ed è un peccato, perché poteva essere invece un'occasione per approfondire, soprattutto arricchire il lettore. Però secondo me il fatto di raccontare, comunque di parlare di tematiche così importanti e interessanti in pochissime righe è un po' debilitante. Io almeno ho avuto questa impressione, poi non so gli altri, ecco, magari se lo avete letto anche voi fatemi sapere la vostra. Fumetto secondo me super top, Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi e Pierre-Henri Gaumond.
edito da Feltrinelli Comics al prezzo di 16 euro, è in pratica la trasposizione del romanzo di Tabucchi, sostiene Pereira, di cui vi ho parlato molto recentemente in un video che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione e che ho adorato alla follia. Prima di leggere però il romanzo, o meglio ascoltarlo perché l'ho ascoltato come audiolibro, ho letto questo fumetto ed è da qui che è nato il mio amore per questa storia. Ho ricevuto questo fumetto appena tornata a casa dal mio viaggio a Lisbona e questa storia è ambientata proprio a Lisbona, quindi già da questa strana coincidenza mi sono sentita un tantino legata a questa storia. Poi una cosa veramente buffa è che ci sono tante tavole di piccoli scorci di Lisbona e molti di questi scorci sono quelli che ho proprio immortalato con la fotocamera. Quindi è stato buffo ripercorrere e rivivere questa città che mi è piaciuta tantissimo attraverso questo fumetto. In breve la storia parla di Pereira, questo giornalista che lavora nella sezione culturale di un quotidiano e un giorno si imbatte in un articolo che parla di morte di un giovane laureato, cerca di mettersi in contatto quindi con questo ragazzo perché vorrebbe collaborare con lui. La storia parla di un periodo molto particolare in Portogallo in generale, non soltanto a Lisbona, in cui non c'era tantissima libertà di espressione, anzi gli articoli che ad esempio presenterà questo giovane ragazzo, il signor Pereira, non vedranno mai luce sul quotidiano proprio a causa della censura. Sono anni particolarmente difficili e bui e il protagonista si ritroverà a prendere delle scelte importanti perché per tutta la vita è stato un uomo molto tranquillo che non ha mai veramente preso una posizione, diciamo, politica, perché appunto una persona molto molto tranquilla, ma ad un certo punto dovrà appunto fare delle decisioni. Si parla della lotta antifascista e, come vi dicevo, della libertà o meno di espressione. Una storia che ho trovato molto interessante appunto perché si va a parlare di questo periodo storico che non conoscevo così bene comunque in Portogallo. I protagonisti, in particolare Pereira, è un personaggio molto buffo e tenero, è impossibile non affezionarsi a questo personaggio. A parer mio poi la storia è molto coinvolgente, è semplice, mescola comunque la storia quella grande con le storie di gente comune e arriva poi a un finale particolarmente forte dal punto di vista emotivo e niente, io me ne sono innamorata. Se siete stati recentemente a Lisbona o programmate di andarci, secondo me questa è una lettura che farà molto al caso vostro. Come vi dicevo, ci sono delle tavole strepitose di questi scorci che, boh, pazzesco. Ho amato veramente tanto non solo la storia ma anche la grafica del fumetto. Una lettura invece che mi ha lasciato un po' così, e Le sette morti di Evelyn Hardcastle di Stuart Tarton, edito da Neri Pozza al prezzo di 18 euro. È uno dei gialli più chiacchierati del momento. La storia è ambientata in una residenza di campagna in cui la famiglia Hardcastle attendono gli invitati alla loro festa in maschera. E questi invitati sono gli stessi che erano presenti 19 anni prima, quando fu ritrovato morto il loro figlio. E la serata di questi festeggiamenti purtroppo si concluderà nuovamente con un omicidio, e questa volta tocca alla figlia Evelyn. Il protagonista della storia, di cui sappiamo poco e nulla, dovrà risolvere questo mistero. E per farlo avrà a disposizione un numero limitato di giorni e ogni giorno si sveglierà nel corpo di un invitato diverso e rivivrà da capo la giornata dell'omicidio. In questo modo potrà avere diversi punti di vista, raccogliere informazioni, eccetera, eccetera. Da una parte si presenta un po' come un giallo abbastanza classico della Christie e dall'altra c'è questa parte del risvegliarsi ogni giorno in un corpo diverso che è sicuramente molto originale. Poi
Nel libro viene sviluppata meglio, io non posso dirvi di più, sono più di 500 pagine, quindi si parla di tante cose diverse. Io sono rimasta colpita dall'originalità e dalla complessità di questo libro perché è veramente folle in certi punti. Poi il caso d'omicidio in sé mi ha affascinata particolarmente perché ha certi elementi classici e alcune cose un po' più innovative. Nonostante alcune cose io le abbia azzeccate, sono arrivata alla fine senza sapere la risposta, diciamo, a chi è stato, insomma, ad assassinare questa ragazza. C'erano delle cose che non ero riuscita ad inquadrare perfettamente, quindi è riuscito a sorprendermi. Purtroppo, la cosa che non mi ha fatto impazzire è che in certi punti è un po' troppo complesso, un po' troppo pesante, sono comunque più di 500 pagine, quindi per me è risultato un pochettino pesante e l'autore non ci dà tutto le risposte che vorremmo avere, nel senso che dal mio punto di vista non dà vere e proprie spiegazioni riguardo a questa cosa del risvegliarsi ogni giorno in un corpo diverso. In generale, la parte che ho trovato più originale e distintiva di quest'opera, secondo me, viene conclusa in maniera non completa. Fumetto dolcissimo che vi straconsiglio è invece Céline et Ella di Miba e Josh Prigg, non so bene come si pronunci, sono due autori comunque molto giovani e coreani. Il fumetto è edito da Bao Publishing al prezzo di 21 euro e, come vi dicevo, una storia dolcissima che parla di amicizia. Le protagoniste sono due ragazze molto diverse fra di loro, con storie alle spalle molto differenti, ma che si incontrano grazie appunto alle loro diversità. Una di queste ragazze è figlia di una donna sordomuta e per tutta la vita ha dovuto subire, diciamo, gli sguardi della gente, il poverina, chissà se ci sente, chissà come se la cava con la mamma, eccetera, eccetera. È sempre stata un po' la ragazzina che faceva pena a tutti, ecco, e poi giravano sempre molte dicerie comunque sul conto della sua famiglia. Ha dovuto sempre sopportare il giudizio delle altre persone. E dall'altra abbiamo un'altra ragazza che si trova in una situazione molto simile perché è l'unica ragazza di origini asiatiche in un quartiere di bianchi. Quindi anche lei fin da bambina ha dovuto subire comunque i pregiudizi delle altre persone, è stata vittima di bullismo a scuola. Si sono sempre bene o male viste queste due ragazze, ma non hanno mai veramente parlato fino a un giorno in cui sull'autobus, appunto, durante un'esercitazione, iniziano a parlare, iniziano poi a frequentarsi. È una storia che parla quindi di amicizia e di diversità. Hanno alle spalle delle storie molto difficili che parlano in generale di sofferenza, e l'idea proprio di base di questo fumetto, che ci verrà poi spiegata alla fine dagli autori, è proprio raccontare queste storie particolarmente dolorose e difficili per trovare la forza di andare avanti, più forti di prima, senza. Quindi c'è un grande senso di rivalsa in queste due ragazze e del sentimento con cui si termina la lettura di questo fumetto. Ed è una delle cose che mi è piaciuta di più di questo fumetto, perché non ti fa sentire solo. Tutti noi siamo un po' diversi e strani a modo nostro, ed è bello vedere che queste diversità e stranezze non sempre allontanano le persone, ma anzi possono creare dei legami così forti come l'amicizia che si viene a creare fra queste due ragazze. Ultimo, ma non per importanza, Pigiama Computer Biscotti di Alberto Madrigale, edito anche questo da Bao Publishing al prezzo di 18 euro. È una raccolta di piccoli episodi autobiografici nati inizialmente per il blog dell'autore, che poi sono stati pubblicati appunto in questo fumetto. Gli argomenti principali dell'opera sono la paternità, perché l'autore parla appunto di questa sua nuova esperienza, è diventato padre per la prima volta, quindi racconta un po' le difficoltà, le grandi responsabilità, i momenti anche di gioia di questa nuova avventura, ma parla anche in generale del suo lavoro, del peso che ha rendere la propria passione il proprio lavoro. Nel caso dell'autore si tratta comunque di un lavoro che non dà sempre delle certezze. Nel momento in cui diventa padre si mette un po' in discussione, inizia a guardarsi attorno. Mi sono piaciute tantissimo le sue riflessioni, perché
perché penso che rispecchino i dubbi, le insicurezze di tantissime persone al giorno d'oggi. Ho trovato gli scambi con la moglie molto molto buffi, soprattutto quando si parla del pulire e riordinare casa, perché mi sono rivista al 100%. È quindi una raccolta molto spiritosa in alcuni punti, in altri sa essere invece molto molto profonda. Questo alternare momenti di riflessione, di introspezione ad episodi di vita quotidiana un pochettino più leggeri, secondo me è vincente, ti fa sentire veramente a casa. È molto facile rivedersi in questo fumetto, tiene un sacco di compagnia. Io l'ho letto, se non sbaglio, una domenica uggiosa, non che oggi sia chissà quanto migliore il tempo, comunque è una di quelle letture che ti tiene compagnia, che ti fa veramente sentire a casa, che ti fa sentire contento di essere a casa sotto le coperte a leggere, perché ti lascia qualcosa di positivo, ti fa riflettere, ti immerge veramente in un altro mondo. E anche se magari non ti rispecchia sempre al 100%, è bello poter vedere la vita e certi momenti in particolare anche da un punto di vista diverso. Quello di quest'autore in particolare l'ho trovato un punto di vista molto molto sensibile e quindi è stato un estremo piacere per me leggere questo fumetto. Mi è piaciuto veramente da impazzire e ve lo consiglio, ma veramente, veramente tanto. E nulla, questi erano tutti i libri fumetti che ho letto recentemente. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti se anche voi avete letto uno di questi titoli e che cosa ne pensate, insomma. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i libri fumetti che vi ho citato e anche il link dei video o delle recensioni a cui ho accennato. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!